Samp post partita, iniziamo subito le domande, iniziamo da qua. Prego, Zappul. Buonasera mister, Alessandro Zappulla, l'altro siamo noi Radio 6. Le chiedo, la sensazione è che questo derby, se fosse durato un altro tempo, un altri due, probabilmente la Lazio non avrebbe segnato e forse probabilmente non avrebbe neanche tirato in porta. Questo è un problema che la Lazio si porta dietro da diversi mesi, anche nella Lazio di Sarri. Le chiedo se dopo qualche partita si sente di, non so, di bocciare o di rimandare l'attacco e quindi di rivedere poi in fase di mercato questa parte di campo, quindi parte di squadra, oppure se pensa che deve ancora assimilare qualcosa del suo sistema di gioco che può aiutare l'attacco della Lazio a tirare, perché se non si tira non si fa gol, se non si fa gol non si vince, questo mi sembra chiaro. No, sensazioni sono sempre brutte quando si perde qualsiasi partita, soprattutto derby. Ecco. Poi nell'analisi della squadra l'analisi è molto più profonda di quello che dice lei, che è il problema in avanti, che è uno dei problemi, quello sono d'accordo, no? In avanti facciamo abbastanza fatica, ecco, e là c'è da crescere in tutti i sensi, lavorando. E poi quello che ha detto lei, c'è nel lavoro di crescita, ci sono sempre quelle cose là che abbiamo parlato, no? Di capire come siamo, in quali reparti, chi può farlo, chi non può farlo. Questo è un lavoro che lo fanno tutti, in tutti i club, ecco, soprattutto quando si cambia allenatore. Un certo tipo di gioco che si fa è normale che si cambiano anche tipologie di giocatori. Ecco, quello lavoro che sicuramente farà fatto a estate. Ecco, finora c'è da fare il meglio possibile. Queste partite che sono rimaste. Oggi una terza gara in 7 giorni, l'abbiamo un po' sentita, anche c'era una Roma ben allenata, ben organizzata, che con la sua fisicità che oggi ci ha dato un po' di problemini, ecco, perché poi in mezzo, soprattutto primo tempo, ecco. Però se posso dire che loro ci hanno. È stata per me una partita abbastanza equilibrata, cioè a loro magari un po' meglio primo, noi secondo, hanno fatto gol da calcio d'angolo, ecco. Niente, questa è più o meno mia analisi, questa, ecco. Ciccione. Commissario Russo Ciccione, Gol TV, le volevo chiedere quali sono state, le sue valutazioni per la formazione iniziale, perché lei ha messo Luis Alberto in panchina, poi ha iniziato con Isaacsen e Immobile, e tra primo e secondo tempo, diciamo, nonostante secondo me qualcosa di buono si era visto, ha cambiato, diciamo, due pezzi dell'attacco. Ecco. Entrati in campo Castellanos e Pedro, mi sembra che lo spartito sia stato più o meno lo stesso. Ecco, quali sono state le valutazioni che hanno portato a escludere Luis Alberto e quelle a escludere i due valutazioni, ora, giocatori a fine primo tempo? valutazioni, cioè di spiegare valutazioni ci vorrebbe troppo tempo e non è neanche posto di spiegare le valutazioni, perché sono valutazioni sempre scelte tecniche. Ecco, poi dopo gara chiaramente è tutto molto più facile commentare. Ecco, Isaacsen è uscito perché a mio parere se la sentiva un po' troppo questa gara, invece altri due sono fatti male, Ciro e Romagnoli, ecco, i cambi erano per quella roba là, ecco. Di qua Roscito. Salve mister Carlo Roscito, il Corriere dello Sport. Continuo sulle scelte, giusto per capire quelle che sono i suoi ragionamenti, stiamo imparando a conoscerla anche noi. A centrocampo la Lazio ha fatto una grandissima partita contro la Juventus in campionato, c'erano Camata e Cataldi, visto che prima ha parlato anche di energie, oggi ha rischierato i due centrocampisti che hanno giocato a Torino contro la Juventus. Ecco, il motivo che l'ha spinta a No, impiegare gli stessi calciatori e non appunto Cataldi che contro la Juventus aveva fatto benissimo. come ho detto prima, scelte li baso io su tutti i dettagli, su tutte cose. Non penso che due mediani oggi hanno fatto una brutta gara, anzi, ecco, poi dopo la gara, quando si perde, c'è sempre, si mette tutto in bilico. Ecco. Penso che Roma è una squadra che gioca in un modo che è difficile
farli un pressing buono, perché abbassano quello media e quello Paredes, poi alzano due terzini, poi viene Dybala in mezzo e fanno un po' di caos. Quello sì, quello oggi sapevamo che potevamo trovare difficoltà in quello, soprattutto che da dietro non si saliva, non si accorciava, hanno avuto due o tre volte quelle palle e dopo si dovevamo abbassare. Ecco, era un'idea di essere aggressivi e compatti. Primo tempo abbiamo sofferto, poi seconde palle abbiamo un po' sofferto, perché loro hanno una gamba un po' più fisicità, 3-4 giocatori un po' più gamba di noi, e là abbiamo sofferto, perché noi andavamo, la volevamo, però non la prendevamo, ecco. E poi, come ho detto, secondo tempo, penso a mia madre, poi in avanti c'è da migliorare in tutti i sensi, deve essere più pericolosi, di interpretare i ruoli meglio, ecco, sia da quinti, sia da tre giocatori davanti. Qua Iucca, prego. Sì, eccomi, mister, buonasera. Francesco Iucca di www.calciomercato.it. Lei prima diceva che l'analisi è effettivamente un po' più profonda da fare. Io ho avuto una sensazione, magari mi sbaglio, però ho avuto questa sensazione, e la punizione finale battuta così è stata un po' l'emblema, forse. Ho visto dei giocatori, tanti con la testa forse da un'altra parte, non so se alla prossima, già la prossima stagione o cosa sarà del loro futuro, l'ho visti però più di qualcuno con la testa un po' da un'altra parte. Non sono d'accordo con sua analisi, una cosa sua, non sono d'accordo, ecco. Borghesi, prego. Mister, le chiedo, fra i due allenatori la sensazione è che De Rossi dopo un tot di partita abbia ricaricato la Roma e, parlando dei suoi giocatori, li vede già come i suoi giocatori del futuro. Lei ha iniziato questo percorso da poco e, sentendola parlare, dà la sensazione che parte di questa ricarica voglia farla in estate. Le chiedo, oggi vince la squadra che forse è già proiettata all'anno prossimo così com'è, rispetto a una che evidentemente, anche per quello che ha detto, quest'estate cambierà qualcosa? Ma no, ma non è vinta per questo o quello, però analisi, è chiaro che lui è qua da quanti, 2-3 mesi, sono tanti allenamenti, qualcuno c'ha più partite che allenamenti con me, questa squadra c'è veramente poco tempo, poi come ho detto 7 giorni, 3 partite pazzesche, ecco, non è da fare alibi, nessun tipo di alibi, non mi è mai piaciuto, però quando si fa analisi si deve pensare a tutto quanto, ecco, la sosta nazionale, pochi allenamenti, quello là, ecco, bisogna migliorare in fretta già per venerdì in certe cose, ecco, e poi quando incontri Roma e Juve, che Roma è stato importante ora di forma, e quando incontri in 7 giorni queste 3 gare tutto diventa un po' più difficile, ecco, va detto anche questo. Poi non c'è Zaccagni, che è un giocatore importante per noi, poi c'è qualcuno che ha fatto 2 allenamenti con me, cioè, tutte cose insieme messe che poi vanno analizzate e poi non dare scusa a quelle cose, invece mettersi forte da lunedì e preparare in meglio partita venerdì. Le ultime, per cortesia, iniziamo da qua, Fizzo Ferrato. Salve mister, lei è venuto qui a Roma con molto entusiasmo e questo entusiasmo era aumentato dopo la vittoria contro la Juventus. Adesso con quale entusiasmo dovrà lavorare durante la settimana rispetto a una squadra che deve trovare degli obiettivi, e il grande obiettivo c'è comunque, perché c'è una finale, una semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lei si sente di poter dare una spinta positiva a livello psicologico a una squadra che adesso è abbastanza demoralizzata? Me esiste solamente lunedì, io sono a 1000 lunedì, non esiste niente altro, si vince, si perde, c'è lunedì a fare un grande allenamento, quello è l'unico mio obiettivo, poi martedì, poi qua, tutto, lavorare su tutto. Entusiasmo è sempre al 100 tutti i giorni, come deve essere applicazione, come deve essere concentrazione, che c'entra? Cioè con la
vittoria o no vittoria, che io mi presento lunedì carico come tutta la squadra, non c'entra niente, cioè la mentalità deve essere quella, mentalità, lavoriamo su mentalità, scegliamo gente giusta che c'ha mentalità, si va avanti, si cresce dal punto di vista fisico, perché per giocare calcio intenso ci vuole un mese, almeno due mesi di lavoro fisico importante, serio, non due allenamenti, perché ci piace andare forte, però tu vai forte e non ti sei allenato e poi è terza in sette giorni, quello è analisi, però che vuoi fare? Vuoi che andiamo dietro, stiamo nella nostra area? No, allora l'idea era andiamo forte e poi siamo anche compatti dietro, però per questo momento, per questa Roma, non è bastato, probabilmente non è bastato, anche se Ciro fa gol, cioè sì, quel tiro che la tira, può succedere di tutto, ecco, questa è un'analisi giusta, e questa domanda di entusiasmo, la spiegazione è questa. Stigozzi, prego. Buonasera mister. Buonasera. Più che questa cosa che ci sta dicendo sull'intensità, può essere stata la troppa voglia, troppa intensità, tantissime partite, tutte importanti, subito ravvicinate dal suo arrivo, e il tanto lavoro che state facendo per cambiare tante cose in settimana, che fa sì che i suoi giocatori spesso sembrano voler risolvere individualmente i problemi, più che risolverli con azioni collettive. Anche quando giocano vicini e scambiano il pallone al limite dell'area, hanno sempre tutti la testa molto bassa. Quale domanda? Cioè, non ho capito. Che c'hanno testa bassa? Provano a risolvere individualmente un problema collettivo, e questo è dato dalla frenesia del momento di dover fare subito tante partite difficili. Ma nella collettività poi c'è sempre individuale, perché tu dai un po' di guida, no? Poi alla fine sono sempre giocatori di decidere, no? Con un tiro, con un cross, con una difesa, con un'applicazione su calcio d'angolo, alla fine è così, ecco, sempre quella roba. L'ultima Cerrotta, prego. Salve mister, Michele Cerrotta, Città Celeste. Abbiamo sempre rimproverato a questa squadra di essere troppo morbida, di avere poco carattere. Non so se lei pensa che se sia così, se si può ripercuotere nelle scelte in campo, e poi se arriva qui, se lei è qui anche per dare un carattere alla squadra. Mi spiego, oggi tanto nervosismo in campo, è un derby inevitabile, però poi in altre partite si vede una squadra che non protesta mai, che penso al rigore su Zaccagni a Torino, contro la Juve. Cioè, il carattere, bisogna lavorare sul carattere per applicarlo nel modo giusto ed evitare situazioni tipo quelle di oggi. Grazie. No, sono d'accordo, è una caratteristica importante in un giocatore. Tu quando fai le scelte dei giocatori, allora tante volte pensiamo solo di se è veloce, lento, qua invece c'è anche il cervello e c'è anche il cuore, che è ancora più importante. Poi quando parla di morbidezza può essere quella là, che magari non sei coraggioso, sei un po' così, e può essere anche morbidezza dal punto di vista fisico, no? Questi sono tutti e due aspetti importanti, c'è da scegliere. Quando si scelgono giocatori devi pensare a tutto, evidentemente oggi che la Roma aveva più fisicità fisica, quella fisica proprio di corpo, di gambe, di altra devo ancora capire. Grazie a tutti.